Ci ha raggiunto Matteo Renzi poco fa, Buonasera. con Andrea Orlando. Si parlava di un eventuale ritorno di Renzi nel Partito Democratico. Non ha senso. Noi abbiamo lasciato il PD perché il PD è diventato sul territorio il principale alleato di una visione giustizialista con i grillini e legata a un'alleanza strutturale, la chiamano così in termine tecnico, che io non condivido. Allora, grande rispetto, grande amicizia per Andrea, per tutti gli amici del PD, però chi vota Italia Viva vota un partito che è contro Salvini. Noi abbiamo mandato a casa Salvini con la famosa mossa del cavallo di un anno fa, ma che non farà mai l'accordo, ad esempio, come è accaduto in Liguria, dove chi va a votare domenica e lunedì trova o Toti o il candidato di PD e 5 Stelle, che è un giornalista del Fatto Quotidiano, oppure l'alternativa, in questo caso Eugenia Massardo di Italia Viva. Insomma, no, non è un tema in discussione. Penso che non gliene freghi niente nemmeno a nessuno, perché la Ma gente vuol parlare non di lavoro. credo, io credo che Invece gli gliene elettori del frega, Partito gliene Democratico frega. siano No, molto se... interessati alla segreteria e siano molto interessati a capire perché il partito è così diviso. Ma ne parliamo tra pochissimo, adesso vediamo Arianna Giunti perché i nostri conti correnti saranno spiati, forse lo sono già, da comuni e regioni. Che siamo spiati tra i telefonini che ci seguono quando andiamo. Ci manca solo i nostri soldi e dopo non sapevo, ci hanno svuotato tutto, anche l'anima. La novità è contenuta nel decreto semplificazioni, da poco convertito in legge. Comuni e regioni potranno avere accesso ai conti correnti dei cittadini per facilitare la riscossione delle tasse locali. Un'arma contro l'evasione fiscale che rafforzerà il controllo soprattutto in quelle cittadine dove il recupero delle tasse non versate è diventata una vera e propria missione. Siamo a Treviglio, in provincia di Bergamo, uno dei comuni lombardi più impegnati nella lotta all'evasione fiscale. Pensate che soltanto nel 2019 il comune è riuscito a recuperare più di 1 milione di euro di tasse locali non versate. E adesso qui a Treviglio contro i furbetti hanno un'arma in più. Non è giusto che entri a controllare il conto corrente del personale. A me darebbe fastidio. È giusto fare la lotta all'evasione, ma adesso stanno esagerando, è una propaganda che fanno. Fatto sta che il comune di Treviglio, con i suoi metodi, negli ultimi 5 anni è già riuscito a raddoppiare il recupero delle imposte evase. Abbiamo ad esempio introdotto dei meccanismi per i quali non si accede a determinati servizi se non si regola col pagamento. Quindi, ad esempio, chi non paga la tassa dei rifiuti non può accedere al centro di raccolta o non ha il diritto a ritirare il kit dei sacchi della raccolta differenziata. Credo che entrare direttamente nei conti correnti degli italiani sia forse un'azione fin troppo invasiva. Sicuramente darci gli strumenti in più per esercitare il nostro controllo è importante. Non è una cosa che paga le tasse, che bello sarebbe, ma non è così. Cioè, dovrebbero imparare a capire che cosa significa pagarle. È d'accordo Matteo Renzi con questa invasione nella sfera privata dei Vorrei cittadini? capire meglio, nel senso che l'unico modo per combattere l'evasione è l'innovazione digitale. Le faccio un esempio banale, il canone. Il canone che si pagava e si paga era un canone che prima era affidato al bollettino postale. Le arrivava a casa il bollettino, lei doveva pagare 113 euro. Adesso Cosa sulla abbiamo fatto noi corrente. quando era il governo io? Lo metti in bolletta. Però cos'è successo? Che anziché pagare 113 euro, lei paga 90 euro. Cioè, pagare meno significa è possibile se si paga tutti. Allo stesso modo, io non credo che la cosa più logica sia lo spiare i conti correnti, però oggi col telefonino tu controlli veramente ogni tipo di transazione se vuoi. E ancora un esempio concreto, noi siamo passati da 13 miliardi a 27 miliardi nel recupero della lotta all'evasione. Come? Con la tecnologia. Devi Con la però fattura elettronica. la fattura elettronica, lo scontrino digitale. La dichiarazione precompilata, cioè io le mando a casa la dichiarazione precompilata già con le spese dei figli, la famiglia, le spese Quindi sanitarie. se è più semplice. Allora, bisogna fare un patto, cioè il problema non è dire al sindaco spiami nel conto corrente, perché detta così non va bene. Il sindaco chi è per controllare quanti soldi tu hai sul conto corrente? C'è la privacy e c'è la tua privacy bancaria. Diverso il ragionamento per dire ti rendo più semplice pagare le tasse anche comunali e questo lo fai a condizione. La condizione non è giusta, diciamo, permettendo però di abbassare le tasse, pagare meno, pagare tutti. Il canone è l'esempio più banale, ma ce ne sono dozzine Vorrei di altre. tornare sulla politica, Maurizio Molinari, tu dirigi Repubblica è un partito
giornale che è stato a volte definito, no, un giornale partito, insomma, comunque è un giornale che esprime un'area che va dal centro alla sinistra. L'idea di un Partito Democratico che torna forte, che richiama tutti coloro che se ne sono andati, è suggestiva secondo te o, come dice Renzi, non è nel calendario? Molto probabilmente dipende dal programma e dagli intenti che possono unire o meno i protagonisti di questa vicenda, ma io credo che, avendo Renzi qui e avendo appena ascoltato da Orlando la parola tagliando per il governo, sia giusto chiedergli se lui condivide questa impostazione. Cioè, no, direttore, Renzi, non la condivido. Orlando ci ha appena detto... Sì, l'ho sentito. Lui ci ha detto chiaramente che le regionali sono un tagliando per il governo, cioè significa che vuole fare un impasto dopo, o perlomeno lo ipotizza. E questa è la sua posizione? Penso, è la posizione di Orlando che io non condivido. Perché non la condivido? Perché facendo così carica di significato politico le regionali ed è un errore. Lei sa, direttore, che la partita principale è probabilmente quella nella Toscana, nella Toscana di cui anch'io faccio parte, anzi, nella nostra Toscana, visto che c'è Cesare Buonamici, che è una fiorentina al confine tra Firenze e Fiesole, in un posto magnifico. Bene, la partita lì è tra la candidata della Lega, che si chiama Ceccardi, che è una parlamentare europea che sta al Parlamento europeo con la Le Pen, cioè una di quelle che vorrebbe distruggere l'Europa. Una di quelle che dice no, non soltanto al MES, ma anche al Recovery Fund. Una di quelle, cioè, che è l'esatto opposto della Toscana aperta, globalizzata, dei turisti del vino, dell'olio, dell'innovazione, e che candida Eugenio Giani. Allora, questa partita io la vorrei fare non dando un giudizio sul governo Conte, sulla Azzolina scuola, sulla De Micheli, sulle infrastrutture, no. Perché se Orlando dice è un tagliando per il governo, la gente va a votare pensando al governo. Io vorrei che questa discussione fosse: la sanità pubblica toscana funziona sì o no? E, per dire un esempio concreto, se vince la candidata della Lega, l'ha già detto, il modello è il modello sanitario leghista, che è quello della Lombardia. Il coronavirus, secondo me, l'ha gestito meglio la sanità toscana con Stefania Saccardi che non la sanità lombarda con l'assessore Gallera. Ecco, io vorrei parlare di cose che riguardano i cittadini, non le considerazioni di Orlando sul tagliando. Però bisogna dire che comunque, io non so, penso che Maurizio sarà d'accordo, Cesare, il voto della Toscana è come una sorta di sentenza sul Partito Democratico, su Zingaretti, Molinari, è così, possiamo girarci intorno quanto vogliamo, poi c'è anche la Puglia. Se il PD perde in Toscana, Zingaretti non può che dimettersi. È così, Molinari. Pensi anche tu questo, che sia come... Beh, sì, non c'è dubbio che la Toscana è una linea rossa per Zingaretti. Se poi si dovesse sommare a un esito negativo nelle Marche e nella Puglia, naturalmente, insomma, sarebbe una situazione per Zingaretti molto difficile da tenere. Credo che su questo Renzi sia d'accordo. Ecco, poco mi fa, permetto però di non essere d'accordo, nel senso che il direttore sa, ma tutte la dottoressa Palombelli e la dottoressa Palomici sanno che io ho fatto il segretario del PD avendo vinto due volte le primarie. A Zingaretti è accaduta la stessa cosa, ha vinto le primarie. Non è possibile tutte le volte rimettere in discussione. Detto questo, però, per evitare problemi, facciamo una cosa. Facciamo sì che la Toscana rimanga al centro-sinistra, che vinca però Eugenio Giani. Io ho un'altra curiosità ancora. Allora, va bene, insomma, siamo sempre in tutte le ipotesi, facciamo tutti gli scenari. Allora, quel discorso, anche se dovesse cadere la segreteria di Zingaretti, ci sarebbe, si dice, pronto Bonaccini. E Bonaccini ha subito, sta tendendo una mano molto amichevole sia a Renzi che a Bersani. Però dico di più, un cambiamento che le regionali potrebbero in ipotesi portare nell'orientamento proprio della segreteria del PD potrebbe spingerla verso un'azione un po' meno di sinistra e un po' più, come dire, moderata? Allora Italia Viva e magari un PD a guida Bonaccini si ritrovano a competere nella stessa acqua. Chi glielo fa fare a Renzi a stare fuori a quel punto? Cioè, che vantaggio c'ha Renzi a stare fuori quando lui, con il suo, al momento, insomma, diciamo, piccola entità, i sondaggi non danno delle, diciamo, quelle attese che anche penso Matteo si aspettava. Allora, chi glielo fa fare? Che vantaggio c'ha a stare fuori invece, diciamo, di stare così nella grande nave? Diciamo così, io penso che alle prossime elezioni toscane
Italia Viva sarà decisiva per la vittoria di Gianni del centro-sinistra, e quindi facciamo, questa è la mia speranza e anche l'obiettivo sul quale lavoro. Perché noi siamo una cosa diversa dal PD? Noi un anno fa abbiamo mandato a casa Salvini. Tutti i PD. Diciamo però, attenzione, il nostro avversario è stato Salvini. Perché Salvini? Per un fatto personale di antipatia, di odio? No. Salvini è l'uomo che voleva i pieni poteri, anche con una visione del paese che io non condivido ma che aveva, per dire no all'Europa, e con Salvini premier l'Europa non avrebbe fatto il recovery fund da 200 miliardi per l'Europa. Questo non possiamo sapere. Lo dice anche lui, lo riconosce anche lui, questo è un dato di fatto. Cioè, il motivo di fondo per cui Salvini è alleato di Alternative für Deutschland, sì, ho capito, e di Orban, ma l'Italia non può essere mandata alla deriva da sola dall'Europa. Però attenzione, no, attenzione, questo è un passaggio importante. Io rispetto Salvini. Se Salvini non crede nell'Europa, è suo diritto presentarsi agli elettori e dire non credo nell'Europa, ma io che credo nell'Europa voglio dire che meno male che c'è stata l'Europa. Cioè, aver salvato l'Europa è stato merito di Macron, Merkel e Charles Michel. Charles Michel è il presidente del Consiglio europeo. Oggi che cosa accade? Che quella maggioranza di governo che ha preso i 200 miliardi non è che può dire che bello abbiamo preso 200 miliardi, perché se li spendiamo male abbiamo buttato via la più grande occasione della storia. E questo è il rischio, per questo bisognerebbe rafforzare il governo. Esattamente, però su questo, ecco il punto di distinzione, ci sono tante questioni su cui noi ci smarchiamo dal resto. Però per esempio, insisto, Renzi, giustizialismo, se l'obiettivo di Renzi è essere il Macron italiano, dalla sua postazione di Italia Viva, è difficilissimo arrivarci. Il mio in questo momento è... certo, far crescere i voti di Italia Viva, e mi auguro che siano tanti domenica, ma lei non ci crederà. Cioè, lei, il mio obiettivo principale è far crescere i posti di lavoro, perché noi non ci rendiamo conto che ci sono dati devastanti sul lavoro. Oggi Matteo Salvini ha detto una cosa piuttosto crudele, ha detto Matteo Renzi frequenta più banchieri che operai. Io credo che Matteo Salvini possa parlare di banche e di poteri forti quando spiega dove ha messo i 49 milioni di euro, che la Cassazione, non un'indagine, la Cassazione, perché noi siamo garantisti, gli sta chiedendo, ha detto essere sostanzialmente 49 milioni di euro da restituire agli italiani. Penso che Matteo Salvini possa parlare di questo quando spiega agli italiani perché ha votato la legge sul reddito di cittadinanza. Italiani, il reddito di cittadinanza non l'ha voluto Di Maio da solo, l'ha voluto Di Maio con Salvini. E secondo me il reddito di cittadinanza non serve per ripartire, serve il lavoro, industria 4.0, il Jobs Act. Allora, Matteo Salvini si riempie la bocca, io sono fiero oggi delle mie radici scout. C'è una notizia, una novità, sentiamo Michel Destin. Barbara, una notizia che riguarda la fondazione Open, perché è arrivata dalla Cassazione l'ok al ricorso presentato dall'imprenditore Davide Serra. Il sequestro dei beni è illegittimo ed è da restituire ai proprietari. Inoltre, sempre la Cassazione accoglie anche il ricorso di Marco Carrai contro il sequestro di documenti e dei PC nell'ambito della stessa indagine. Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Firenze è stato annullato. Allora, qui torniamo al tema di prima, no? Perché Matteo Renzi ha detto io non posso allearmi con questo PD perché questo PD è alleato con i giustizialisti, e ha fatto l'esempio di Sanza, della candidatura in Liguria. Allora, questa notizia, che intanto diciamo che la Fondazione Open, non è che tutti la conoscono, è una fondazione che serviva appunto a sostenere l'attività politica Leopolda e altre attività. Erano gli organizzatori della Leopolda. Lei ricorderà che quella vicenda fu l'apertura dei giornali per una settimana, e quella vicenda si sostanziò in una serie di perquisizioni con sequestro del materiale, con 300 finanzieri che la mattina alle 7, inviati dalla Procura di Firenze, andarono nelle case di professionisti imprenditori che avevano fatto semplicemente un versamento regolare, trasparente, tracciato, con bonifico, in questo caso, per finanziare l'attività della Leopolda e della Fondazione Open. Oggi che cosa arriva? Arriva una notizia che la Cassazione dopo un anno dice guardate, quel provvedimento era illegittimo. Cioè non si poteva perquisire. Non si doveva perché non c'era la motivazione per perquisire. Allora io, siccome su questa vicenda ho messo la faccia, sono andato in Senato il 12 dicembre e ho detto alcune cose,
ho detto che secondo me bisogna recuperare il garantismo davvero e la separazione però dei poteri. Però il garantismo è a 360 gradi, non lo possiamo usare una volta da una parte, una volta dall'altra. Sono d'accordissimo lo dobbiamo con lei. Usare con tutti. Io sono talmente d'accordo con lei che l'ho utilizzato nei confronti di Silvio Berlusconi, l'ho utilizzato nei confronti dei miei avversari grillini, persino del ministro Bonafede. Lei ricorderà che noi abbiamo salvato Bonafede in nome del garantismo e se avessimo dovuto utilizzare il loro criterio di giudizio l'avremmo dovuto mandare a casa. Quello che è importante è che faccia testo la Cassazione. Quando io dico dei 49 milioni di euro che Salvini deve restituire, non sto facendo il giustizialista, perché questi 49 milioni di euro da restituire è la Cassazione che ha detto che vanno restituiti, non è la Palumbelli, la Bonamici, Renzi o Molinari. Questo è un passaggio molto importante. Detto questo, una cosa umana, siccome questa vicenda ha portato i finanzieri, i carabinieri, persone per benissimo che hanno fatto il loro lavoro la mattina alle 6:30, alle 7 in casa di famiglie per bene, neanche indagate, che sono state tenute lì per ore, gli sono stati portati via telefonini, non sono stati ancora restituiti a distanza di 10 mesi, telefonini, computer. Io vorrei semplicemente dare un grande abbraccio alle famiglie, ai figli che hanno visto i propri padri, le proprie madri in qualche modo perquisiti, come posso dire, perché avevano dato un contributo a un partito politico? No, non a un partito, a una fondazione. Ecco, penso voglio, che quella vicenda sia una vicenda enorme. Su questo Maurizio Molinari, torna sempre questo tema, no? La politica e la magistratura. È difficile anche perché lo stesso Matteo Renzi credo che abbia querelato non so quante decine di giornalisti o di testate, quindi insomma anche lui non scherza. Molinari. Il tema della politica e della magistratura torna periodicamente nella nostra vita politica e devo dire indebolisce anche la credibilità del nostro paese. Il problema vero è che l'incertezza che la giustizia, il sistema della giustizia molto spesso genera è qualcosa che indebolisce la credibilità, le aziende e allontana anche gli investimenti stranieri. Questa è una valutazione sulla quale bisogna riflettere. La certezza del diritto fa parte della credibilità di un paese. Purtroppo allora, ragione, torniamo al governo Conte. Però posso dirle sulle querele, prego. Io non è che mi diverto a querelare i giornalisti. A me se uno mi dice che sono incapace, ha tutti i diritti di farlo. Se uno mi dice che sono antipatico, ha tutto il diritto di farlo. Se uno mi dice che sono un ladro, no. Siccome in questi anni io ho sopportato in silenzio, quando ero Presidente del Consiglio, tante accuse che mi sono arrivate, non soltanto da giornalisti, da colleghi politici, per esempio, ho pensato giusto, per rispetto ai miei figli e alla mia famiglia, dividere. Chi mi ha fatto critiche politiche ha tutto il diritto di farlo, anzi di più. Chi mi vuole insultare politicamente lo può fare. Chi mi vuole dire che io rubo, ne risponde davanti a un magistrato. Non sono un giustizialista, sono uno che crede nella giustizia. Cesare. Non c'entra niente con questo, ma ho una curiosità. Io oggi appunto ho seguito, e penso anche voi, tutto quello che ha detto Gualtieri, no? Oggi tra l'altro che il debito pubblico ha raggiunto l'ennesimo record, 2.560 miliardi. Comunque il nostro ministro del Tesoro è apparso a tutti molto ottimista, sia sulla possibilità di ridurre il debito pubblico nel 2021, sia su un rimbalzo. Il famoso rimbalzo degli ultimi tre mesi dell'anno. Io vorrei sapere se Renzi lo condivide questo ottimismo di Gualtieri. Voglio molto bene a Roberto, sono convinto che ci sarà un rimbalzo, ma stiamo parlando di un rimbalzo da una situazione devastante. Spieghiamoci. Oggi noi abbiamo un PIL che è dato almeno 12-13%. Il PIL, quando il PIL era meno 0,1-0,2 nei tempi di normalità, ci strappavamo rovinati, i capelli. Certo. Io ricordo che una volta abbiamo avuto un PIL del più 0,6, mi hanno detto hai fatto poco. Ora siamo a meno 12. È evidente che per motivi tecnici il trimestre, gli ultimi due trimestri porteranno a un miglioramento della situazione, o meglio a un abbassamento del peggioramento. Cosa voglio dire? Che chiuderemo ragionevolmente intorno a meno 10. Quindi ha ragione Gualtieri a dire andrà un po' meno peggio. Renzi, però c'è un passaggio oggi, la cosa preoccupante per me detto, è il debito. Oggi il Conte debito. Ha detto se non, insomma, se non ce la facciamo possiamo andare a casa. Che voleva dire? Secondo me, non tocca a me interpretare il Presidente, però secondo me voleva dire che 200 miliardi di euro non ci saranno mai più sul tavolo. Cioè, voi siete giovanissime come giovanissime Molinari e come tutti noi siamo giovanissimi. Però un po' di esperienza ce l'abbiamo. Noi abbiamo visto diverse esperienze politiche, no? In questi anni, diversi governi cambiare. Bene, mi trovate un solo governo che negli ultimi 40 anni abbia potuto spendere questa cifra? Nessuno.
È dai tempi del boom economico, forse ancora prima, dal piano Marshall, che non c'è una quantità di denaro da spendere. Aggiungo, per quanto tempo non potremo spendere tutti questi soldi? Volete la mia opinione? Per 30-40 anni. Perché ci sarà un tale aumento del debito PIL, andremo a 160-170%, allora, che noi il direttore non ospitiamo Molinari bene questi soldi, questo, o ci mandano via. In questo, certo, bellissimo libro ha messo tutti i numeri, ha fatto delle cartine, veramente è prezioso, perché c'è qualsiasi... ma veramente un bellissimo libro. Ecco, qui c'è scritto anche che però la ricchezza è tutta nelle mani di pochissime persone. Sempre di più. E quindi ci sta divaricando sempre di più. Quindi è vero che i PIL, i grandi numeri sono quelli che state dicendo, però poi i piccoli numeri, le persone stanno sempre peggio in Italia e nel mondo. Sempre peggio non è vero, no, se mi permetto. L'elite... Adesso, nel senso che secondo me noi abbiamo avuto una diminuzione del tasso di povertà. Proprio il mio amico Davide Serra, che ha vinto il ricorso in Cassazione, ci fa spesso notare come in realtà nel periodo degli ultimi 5 anni, prima del governo populista, noi avevamo molto aumentato ad esempio i posti di lavoro. Il problema vero, 1.200.000 posti di lavoro in più, il problema vero è lo stipendio medio, perché se tu hai una situazione nella quale diminuisce il potere di acquisto, e questo porta sì ad avere più occupati, è accaduto in America ad esempio con Obama, ma non avere più possibilità di intervento. Qual è il problema? Qual è la prima riforma che farebbe Renzi se oggi fosse al posto di Conte? Diciamo, io vorrei dare una mano al Presidente del Consiglio, perché siamo tutti a dare una mano. Allora, secondo me le tre priorità sono: uno, le infrastrutture, l'abbiamo detto, abbiamo messo i commissari al per sbloccare. Al primo punto le infrastrutture. Sì, perché non c'è bisogno di una visione keynesiana per capire che con le infrastrutture si crea questo lavoro. Si muove. Due, lavoro. Ha ragione Bonomi quando chiede la semplificazione dei contratti di lavoro. Tre, la salute, perché, finisco su questo, noi abbiamo 10 morti al giorno di tumore. Dei 10 morti al giorno di Covid, ma abbiamo 500 morti al giorno di tumore. E mi raccontava un chirurgo che interviene sui tumori dei bambini, che le liste d'attesa dei tumori stanno tornando a crescere, e addirittura quando si opera, perché si è messo indietro comprensibilmente la sanità tradizionale, accade che ci sono delle masse tumorali più grandi del solito. E quindi il MES, che deve fare il PD sul MES? Il PD e Italia Viva, il MES hanno detto che lo prenderanno, posso dirlo? I grillini sul MES devono farla finita. Tanto i grillini hanno cambiato idea sulla TAV, sulla TAP, su Mattarella, su Macron, sulle Olimpiadi, cambieranno idea anche sul MES. Come finirà? 37 miliardi per gli italiani. Come finirà il referendum? Si possono fare le previsioni? Vabbè, diciamo certo così, che si può fare. Perché c'è sondaggi, vabbè. Io credo che il referendum sia una cosa inutile. Perché ridurre i parlamentari senza modificare le regole del gioco. Ma lo dice perché è stato scottato dal referendum. Sì, vuole che le dica che non è il referendum. Ormai. Devo essere sincero: fare la domanda a me sul referendum è quasi una cattiveria. Però la mia opinione è che non serve a niente questo referendum, perché ridurre i parlamentari senza semplificare le regole del gioco non basta. Mia opinione: Maurizio Molinari ha preso una posizione la riforma netta, invece no. Alla riduzione dei parlamentari, in una battuta, Maurizio, questa posizione come la puoi spiegare? Ma no, per il motivo molto semplice, che il taglio semplice non accompagnato da elementi sulla riforma significa un Parlamento che funziona in maniera meno efficiente, l'indebolimento dell'istituto della rappresentanza e conseguenze negative a pioggia per tutti i cittadini. La realtà vera è che questo è il motivo per cui è nato quasi spontaneamente nel paese un fronte per il no, che è estremamente variegato da cattolici a laici, da progressisti a moderati, sostanzialmente questo... tutti in difesa dalla Costituzione. Alla questo... fine saranno tutti fine d'accordo nel tornare a dire che bisogna superare il bicameralismo paritario. Sì. Quattro e anni dopo a volte ritornano. Il bonus Renzi resterà, continuerà? Non... Quale? Gli 80 euro o quale dei vari bonus Renzi? Nel senso che secondo me ci sono tante questioni che quegli 80 euro hanno funzionato. C'è un bonus, chiamiamolo bonus, non è così, al quale tengo molto, che è il principio un euro in cultura, un euro in sicurezza. E questo ha portato ad esempio i ragazzi di 18 anni ad avere tutti gli anni 500 euro da investire in libri. A me, un ragazzo che entra in libreria e legge un libro, mi riempie il cuore, mi riempie la giornata di felicità. Grazie a Matteo Renzi.